Le manifestazioni di interesse sono state ben 87, una cinquantina quelli realizzati e 37 finora le assegnazioni. Parliamo degli orti urbani di Sedriano, uno dei punti presenti nel programma messo in campo 4 anni fa dall'attuale sindaco Angelo Cipriani. Soddisfatto di aver potuto dare ai suoi cittadini, in particolare quelli meno abbienti, la possibilità di coltivare un pezzo di terra, è già pronto per le nuove assegnazioni degli orti rimasti. Gli orti urbani è un'iniziativa che nasce tanti anni fa, tante amministrazioni li hanno promessi e mai realizzati. Noi abbiamo deciso che era un'idea che secondo noi era giusta e percorribile, abbiamo stanziato i soldi, 150.000 euro, e abbiamo realizzato questi orti, sono 52, in cui è prevista anche una zona di ricreativa, diciamo. E l'idea è quella di dare la possibilità alle persone di potersi aggregare, di poter lavorare un pezzo di terra dove in un centro urbano non è possibile. Abbiamo pensato che fosse una cosa utile nei confronti delle persone recentemente più anziane e nelle persone che avessero un ISEE più basso, quindi quelli che oggi magari sono più in difficoltà. Poi è ovvio che andando avanti, visto che questi orti sono già stati assegnati a tutti quelli che ne avevano fatto richiesta perché la graduatoria è stata conclusa, adesso ci sarà una nuova graduatoria e vedremo insomma chi avrà i requisiti verranno consegnati. Quindi oggettivamente io mi sento di dire che chiunque può far domanda degli orti, qualunque sia il suo reddito, qualunque sia la sua età.